Vale! Piano, piano, piano! Grazie. Dichiara il signor Centopaone Alessandro di voler costituire un'unione civile con il signor Antonini Simone qui presente? Sì! Dichiara il signor Antonini Simone di voler costituire un'unione civile con il signor Cecchi Paone Alessandro qui presente? Sì. I testimoni hanno sentito? Sì. Tutti hanno sentito? Sì. Allora facciamo una bella applauso. Hanno costituito tra loro un'unione civile ai sensi della legge 76 del 2016. Auguri! Grazie di cuore! Auguri! Auguri! Napoli è una città con una straordinaria tradizione inclusiva da tutti i punti di vista, dell'amore e della sessualità, ma anche per esempio delle varie etnie. È una città colta, antica, che ha molto da insegnare a tutta Italia e soprattutto alla Roma del Parlamento e del Governo, che tengono questo paese ultimo fra quelli civili, senza matrimonio egualitario e senza adozione dei gay e dei single. Siamo qui, grazie anche a voi, perché vogliamo non solo coronare un nostro sogno d'amore che coinvolge sua figlia di 5 anni, Melissa, ma per dire a tutti sbrigatevi, perché non possiamo essere gli ultimi al mondo. Napoli, città dei diritti, città dei legami, città delle relazioni, città che mette al centro il rapporto tra le persone come grande valore della nostra comunità. Quindi la scelta di Alessandro e Simone di suggellare la loro unione a Napoli mi sembra quasi naturale, considerando la storia della nostra città e i sentimenti della nostra città. Ricordi la vecchia battuta del cinema? Sei felice di vedermi o c'è una pistola in tasca? Che questo video.